pubblico, ho visto quando sono entrato anche il presidente Andrea, che è qui in veste di amico delle Angele del Sacro Cuore. L'ho scoperto stasera che è un amico delle Angele del Sacro Cuore. Mi permetto di invitarlo per un velocissimo saluto. Grazie. Grazie. C'era stato un leggero preavviso, ma niente di più. Faccio quello che posso, solamente una testimonianza e un apprezzamento. Per riprendere il tema della matrimoniale, se è troppo piccola su Susana, quanto più piccolo ancora sono io, per dire qualcosa di questa bella patina che ha voluto donarci attraverso questo lavoro che individuo, per avere solo sfogliato le pagine del libro negli ultimi minuti prima dell'inizio, come un lavoro improntato alla coralità, alla condivisione, al senso di comunità. Non è un caso che sul finire delle ultime pagine ci sia un'elencazione di molti nomi, di molte famiglie, molte delle quali sono qui rappresentate, qualcuno ha lasciato anche un proprio scritto delle testimonianze. Non parlo semplicemente di quella di apertura della presa dei persiani, di quella conclusiva di Don Giovanni di Marcellotti, parlo di quella del giudice Ricciardi, di Roberto Ricciardi, di tanti altri che sono qui presenti. Poi c'è stato questo incipit particolare di Don Michele Pecoraro. Io avevo delle velleità giovanili come la preside persiana usata dal punto di vista canonico, però poi quando ascolto Don Michele mi ritiro il buon ordine, perché è sempre più brillante, sempre più squillante anche. E al di là dell'interpretazione, però, è il senso del canto, sono i versi del canto che ci hanno bene, giustamente diceva il moderatore, introdotti nel tema. E quindi semplicemente questo, c'è un rapporto antico con le suore, insomma noi un po' riduttivamente le chiamiamo le suore di Piantanovo, perché le localizziamo in un angolo della città di Salerno che è particolare accanto alla chiesa del Crocifisso e in un ambito che è di proprietà della provincia di Salerno come ente, come istituzione. Nel tempo in cui sono stati ben due mandati, 10 anni, e sono stato presidente, è nato e si è sviluppato un bellissimo rapporto. Su Susana non c'era ancora, perché era più piccola ancora di me, e quindi non poteva essere proprio anagraficamente ancora lì, però devo dire quel rapporto si è sviluppato, è cresciuto ed è cresciuto anche attraverso l'impegno e la condivisione di tanti amici, uno dei quali questa sera voglio ricordare, perché nel primo anniversario della sua scomparsa, proprio nella cappella annessa all'istituto, è stata celebrata una messa in suffragio della sua anima, il dottor Renato Cangiano, che è stato non soltanto un dirigente della provincia, intelligente, operoso e aperto, ma anche molto attento a queste problematiche, molto vicino alla congregazione e alle Angele del Sacro Cuore di Santa Caterina Montricelli. Fumo insieme, ecco, neanche a dirlo, in questo momento ha fatto ingresso in sala sua moglie, la signora Valentina Cangiano, che saluto, che appunto è persona, come tanti di voi, molto vicina alle suore e alla congregazione. Dicevo che ormai parecchi anni fa, 17-18, penso che fosse il 2001, me lo sono fatto ricordare da Sor Susana, fummo tutti a Piazza San Pietro per il momento di beatificazione di Sor Caterina Montricelli. Anche le istituzioni salernitane, la provincia in particolar modo, parteciparono anche lì coralmente a quel momento di condivisione e di gioia. E quindi anche questa sera tutto questo si avverte, ma si avverte soprattutto quella cifra particolare che, già scorrendo velocemente le pagine del libro, poi riservandoci ciascuno di noi di leggerlo approfonditamente, quindi saremo in grado, non dico di dare un giudizio, ma perlomeno di trarre degli insegnamenti da questa grande testimonianza, si coglie questo sentimento, si coglie questa passione e si coglie questo amore. E
Questo è quanto caratterizza, ecco, la presenza delle acciaie del Sacro Cuore a Salerno, nella nostra città, nel territorio, lo dico alla Madre in generale, perché ecco, questo cammino è stato fatto anche con la condivisione di tanti cittadini innanzitutto, prima ancora per le istituzioni. E questo è un segno molto importante, veramente estremamente, come dire, emblematico, significativo di un impegno forte, radicato e profondo della società locale. Quindi il nostro augurio è che da questo primo momento di testimonianza, anche scritta, oltre che quella, diciamo, dell'esempio quotidiano, della missione quotidiana, del proprio ruolo, del proprio compito, nascano altri impegni ulteriori per i quali ciascuno di noi, nel proprio piccolo, sarà sempre a disposizione con la stessa ammirazione, con l'ammirazione di sempre.